grazie a Mirko Cennanetti e a Tullio Piacentini e a Michele Piacentini, il figlio di Tullio Piacentini, per questo memorial. Grazie a Nina Tavoli, alla moglie di Accetta Verona Pajarani, la moglie di Ari Pajarani. Quindi oggi noi, come ha detto poi insieme alla giornata di dentro, non deve essere una giornata di tutto morto. Pasolini non è mai morto, lo esisterà sempre, esisterà sempre la sua poesia, esisterà sempre il suo pensiero, e noi oggi siamo qui a condividere insieme a una persona molto importante della vita e della scrittura del cinema di Pasolini il suo pensiero e il suo lavoro. E lascio la parola a Michele Piacentini. Grazie per la presentazione, grazie a voi tutti quanti per essere qui presenti, ovviamente anche a Netto e a Cetta per questa giornata particolare. Ho saputo che Mazzucchiaro in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, ha vissuto dei momenti meno felici e quindi un pochino possono aver condizionato la vita quotidiana e anche forse la nostra. A queste persone avevo già un saluto di rispetto e anche un po' di discrezione per quello che è accaduto, e cerchiamo comunque di mandare avanti un aspetto poi tutto sommato culturale di questo evento, che è un pochino al di fuori dello spettacolo in senso dello show. Su questo proposito poi magari Matteo Bertoletti, se vuol dire qualcosa anche come omaggio alle persone che purtroppo sono rimaste coinvolte in questo episodio, insomma, dopo a te la parola, anzi magari sai meglio di me, insomma, le cose vivendo la comunità di Subiaco come sta. Io in questa giornata dedicata a Pasolini, ovviamente sotto l'aspetto del cinema, ringrazio Nimetto, mi ha detto, come già anticipato lei, ha detto purché non sia una ricorrenza di un lutto, perché ci sono poi degli aspetti simpatici e vivi. Non è vero? La bambina che sta guardando dice che sei buffo. No, ma tutto il viaggio è stato così, ogni tanto mi diceva, infatti guarda, io ti lascio il microfono, giustamente sai meglio di me. No, dobbiamo alleggerire. La cosa è questa, che tu parlavi con le bambine di contatto, cioè, o in matto, perché erano stupidi, è vero, no, hanno fatto un sacco quelli. Purtroppo è entrato in me in un modo così, diciamo, violento, che io sento parlare di lui, non si parla di lui, io nel mio caso mi accelero, perché si parla di una persona comunque che per me sarà una cosa importantissima, importante in tutti i sensi, nel senso che Paolo per me è stato un padre, un fratello, una madre, è stato tutto per Paolo. E quanto ripeto, non voglio più tornare, quando è successo il fatto 35 anni fa, per me la mia vita si è spezzata in due, cioè una parte di me è andata con Pier Paolo. E per me oggi è difficile comunque affrontare quello che Pier Paolo mi ha lasciato, perché comunque Pier Paolo mi ha lasciato un fronte così, diciamo, una responsabilità di cose che lui, cioè, mi ha lasciato il suo pensiero, che purtroppo devo dire che oggi è difficile condividere con quelle persone che io conosco. Mi è veramente difficile, Matteo, non riesco a comunicare, mi è difficile. Allora io devo dire che mi sono un po' creato il mio mondo, no? Il mondo che dico, parlo con me stesso, parlo con te, non trovo se parlassi con me stesso. Cioè perché non riesco, perché
è stato così talmente forte per Paolo, è veramente è difficile parlare con le persone, perché non lo so, ma c'è un vuoto, c'è un qualche cosa che non si capisce, c'è un distacco, c'è un'insofferenza, un modo di vivere che non riesco a convincere, non riesco a afferrare io, ma in tutti i sensi, anche cioè sui rapporti umani, non c'è rapporto, non esiste più il rapporto tra persone. C'è più l'affetto. Non c'è più l'affetto, si è perso l'affetto, l'amore, la famiglia, si è perso tutto. Oggi si vive, cioè non si dice vocalmente a Roma, meglio io, ho mangiato tutti. Ma non deve essere così. Non deve essere così, cioè, non è quello, non è quello che fa, perché Paolo era un'altra cosa, era un'altra espressione di vita, era uno che, cioè, era per Paolo talmente timido che non riusciva a parlare, ma portava del rispetto anche lo scrisse anche sulle poesie, cioè Pier Paolo dava per lei anche un cane, perché comunque anche un cane è un essere vivente, è un essere uno che deve riportargli comunque rispetto. Oggi non è così, è già difficile davvero non finire. E io, che dire, aver lavorato con Pier Paolo, aver conosciuto Pier Paolo, per me è stata una cosa fondamentale, veramente una grossa cosa per me, perché io intanto venivo da una famiglia molto, molto semplice, molto, una famiglia povera, a casa mia lavorava solo mio padre, beh insomma come sapete, quando ho conosciuto Pier Paolo, e come prima cosa mi offrò, proprio come primo lavoro, mi offrò mi pare come primo importante un Ceraccio Cerini. Per me è stata una cosa, come si dice a Roma, una manna dal cielo, perché insomma io ero preoccupato perché per me fare un film, fare l'attore era, per me il cinema era da pure, il cinema sia da scena, perché avevo una grande ispirazione a diventare attore, tutt'altro. Io facevo il mio lavoro, dovevo lavorare, la famiglia, dovevo andare avanti. Cioè, per Paolo dice, dai niente, era una cosa che ti diverti, era una cosa divertente, dico, no, la faccia la verità, ma chi fa scena per la faccia con la mia, chi è per me? Dice, ma no, guarda che carino, ti diverti, ma lascia perdere, cioè guarda che poi mi ha detto mio figlio. Dico sì, ma io appunto ripeto che avevo una famiglia molto povera, avevo un nonno di casa romana, insomma, e casette, c'è 50 che ti fanno, e io ho detto quasi, e dico che ne andiamo a fare, però lo so che daranno un milione e mezzo, che operanno, va bene. Io ti parlo del 64, non ho ancora ritirato da solo, ma ti giuro che erano tanti, un milione e mezzo. E che devo fare? Con chi devo lavorare? Dice, dico, con Totò. Ma Totò? Fatto dopo quello del cinema, ma mi pagano per lavorare con Totò. Cioè, a me la cosa mi sembrava così strana, quindi diamo di soldi per lavorare con un personaggio come Totò. E devo dire che è stata una cosa meravigliosa. E da lì, vedevo un Ceraccio Cerini, insomma, e poi da lì è partita la mia carriera con Pierpaolo, devo dire che è stato tutto un evento, tutto l'entusiasmo, e lavorare con lui, perché poi siamo diventati amici, e sono diventato collaboratore, si andava in giro per il mondo e per le città per cercare i personaggi, sopralluoghi, ci divertiamo insomma a fare il cinema con Pierpaolo. Ed è stata, diciamo, da quando io l'ho conosciuto fino all'ultimo giorno, è stata tutta un'avventura con Pierpaolo, è stato tutto un piacere proprio di vivere, di gioire, di giocare a fare film, insomma ci siamo proprio divertiti con Pierpaolo. Io se devo raccontarvi adesso un evento in particolare, non ce l'ho perché dico, è stato tutto un evento con Pierpaolo, tutto un entusiasmo, un godere la vita, cioè con Pierpaolo eravamo quelli che, peccato, perché dobbiamo dormire? Perché dormire è perdere tempo, cioè metà della vita dormi, perché devi dormire uno? Quando invece se potesse uno non dormire, mi avrebbe il doppio, no?
che era bellissimo, mi ricordo. Bambini, tu mi stai ascoltando, dimmi, su, sì, dai. Senti, dopo mi racconto la barzelletta, la favorita, la racconto dopo. E dopo, però adesso vado con te, posso fare la perché lui è più grande. Dopo ti racconto la favorita, dopo. Rimaniamo d'accordo così. Allora, avete capito? E questo è stato la mia vita con te, Paolo. È stato proprio, quando dico che in me si è spezzata, veramente la mia vita si è spezzata, perché veramente con Pier Paolo abbiamo fatto delle cose meravigliose. Tu pensa che quando noi abbiamo fatto il Decamerone, che fatto andavamo in giro con altri, no? A trovare i personaggi, perché Pier Paolo usava i personaggi attori presi per l'Italia. Allora, come facevamo con il padre? Io non so, per esempio, immagino diciamo, nei tetti di Napoli, no? Perché nei tetti, queste persone vere, no? E c'era un metodo che per Paolo, quando individuava un personaggio, che io, che facevo? Io, d'accordo con Pier Paolo, che a lì, gli chiedevo una bravissima informazione, io su cioè, a Valentere e a Piazza Dante, dove? Allora questo qui, per spiegarmi a me dove era questa Piazza Dante, che Paolo a 4 metri di distanza, vedevo questo che gesticolava, ma voglio guardare qui davanti, cioè faceva tutti i movimenti con le mani, Pier Paolo si faceva un attentino con le mani, così. E lo guardava a mezzo mattina, lo sapeva, sì, come obiettivo. E se funzionava si avvicinava, se no c'era un certo. Grazie arrivederci, andavo. Ma questo anche mi interno, o inglesi, io inglesi, che non guardo, questa cerco a immaginarlo io, domando via a un inglese. Insomma, quello che voglio dire, con Pier Paolo ci siamo divertiti molto. E siccome Pier Paolo ha lasciato una grande cosa, voglio dire, al cinema, alla cultura, e mi fa piacere condividere anche quello di pensiero con le persone, cioè quelli che appunto hanno pensato Pier Paolo e hanno condiviso di piacere, film, poesie, libri. Che qualcuno mi chiedesse qualche cosa, ho preso con tempo di quanto ci vuole fare. Va bene? Grazie. Una mia curiosità fin da piccolo, il film Uccellacci Uccellini, per la prima volta, forse vediamo Totò una parte un po' più seria, fuori dal suo ruolo comico, cui siamo abituati a conoscerlo. Questo gruppo di lavoro, te, Totò e Paolo, in un ruolo completamente diverso del solito Totò, dietro la cinepresa, comunque nella preparazione di ogni scena, come si svolgeva? Sempre nello stesso modo, come hai raccontato poco fa tra te e Paolo, o insomma qualche dettaglio diverso? Poi guarda, intanto nel Pier Paolo, in quel momento lì stava la realizzazione, che è chiesto se non c'era Ciuccellini, di tutto che era il professore. Ma il conto è stato così, intanto quando iniziamo questo lavoro, che è successo? Che Pier Paolo mi disse a me, appunto, testamento così per il tempo. E quando Pier Paolo decise di fare uscire Ciuccellini, a me mi disse, mi metto, dice, ma sarebbe bene, dice, dal momento che tu hai accettato, dice che sarebbe bene tu che conosci Totò, perché comunque dovete lavorare un mese insieme, due mesi insieme, e allora è bene che tu conosci almeno che avete il primo approccio, no? E dico, ah, penso, vabbè, l'ho conosciuto Totò una volta, dice, allora Pier Paolo prende un appuntamento, e per andare una sera a cena a casa di Totò. Ma dico, per me è meraviglioso, io abitavo, mi ripeto, nelle borgate, periferie di Roma, venivo veramente da stare la mia roba. A un certo punto, per Paolo viene a casa, sta a borgata,
io mi metto il bagno del bagno, perché quel bagno non è, se ho un pochetto di jeans, capelli lunghi, neri, lisci, capellone, insomma c'è tutto, mi riprende, arrivano ai parioli, per me a fare la porcata, i parioli, emergentemente, parioli, porca miseria, un quartiere ricchissimo, porca miseria, impressionato, da il portone dove abitavo dopo. Un portone alto come qui è stato vinto, bello di legno, di mamma mia ragazzi, tutto lucido, tutta la cosa. Il nostro portone era più grande della casa mia, però allora a un certo punto entriamo, l'ascensore, dice che è questo là? Dice questo è l'ascensore, dico ma scusa, perché a secondo piano abbiamo l'ascensore. Dice c'è stata anche una poltrona col velluto sopra, dico ma scusa, quindi a secondo piano la gente spinge, se mi cassetti e poi non a secondo piano la piazza e esce fuori. Sembra un po' la cosa un po' assurda, dice papà, dice però sai che sto qua, dice è una cosa elegante, un palazzo recente, vecchio, i palazzini vecchi hanno visto questo qua, questi ascensori con le poltrone, arriviamo al pianerottolo, dopo a un certo punto, come si fa sempre, uno quando va a casa di qualcuno, insomma, per la prima volta, si mette bene, cioè che poi non stanno avanti, io i capelli, c'è la massa dei capelli, metto a posto, c'è venuto un Pierpaolo Suono, e chi me l'ha detto? Ci ha detto poco. Io gli dico, però ho visto di come loro esistono, e ha cominciato a ridere come un mare. Tutta la cosa, e Pierpaolo che mi scomiglia a ridere, come dentro. Totò invece è stato molto carino, ha detto, dice, no, no, dice, dai, dice, Pierpaolo, lascia stare, un ragazzo, entriamo, e vi devo dire che sono rimasto spalottito da questo, da una tavola, vecchia, in un modo che mi sembrava di sognare, ma la cosa, allora, ma io non mi ho visto io, ma a che mi sta succedendo? Allora, io mi metto seduto e sotto un piatto grande, sopra un altro piatto, sopra un altro piattino, poi qui ho preso il cucchiaio, forchetta, cucchiaino, forchettina, e poi qua, tre bicchieri, altro bicchiere. Io ho detto, ma qui ma ti trovo niente. Dico, capite, ma è un piatto, ma cominciamo. La donna, io, il Totò, che bravo, era Franca Bambini, la donna che allora stava con Totò, e questa donna, ci sentì un problema che mangerà le poverine, cose, la porchetta, perché loro la porchetta, io quando si fanno i primi del capello, cioè mi trovo molto imbarazzato, cioè abituato con la forchetta strappata a casa mia, veramente a mangiare così, insomma, lì invece tutta una cosa per me era difficilissima, insomma abbiamo mangiato, io non bene perché io non mangiavo, non lo mangiavo io, cioè ora fa la fine che è prima, perché c'è un padre di prima, no, davvero. Insomma, alla fine finiamo di mangiare e la Franca Bambini fa dei momenti, dice adesso, dice Pierpaolo, andiamoci nel salotto così finiamo di parlare, non c'è la succedibile, ci prendiamo un caffè. Ci sentiamo lì sul salotto, Totò sulla poltrona, con le gambe accavallate, tutto così, bello sdraiato. Pierpaolo, la stessa cosa, io volevo invitare loro, ma non c'era più, volevo accavallare le gambe pure io, non ci riuscivo perché me era una cosa complicata. Beh, insomma, si finisce di parlare, non c'era più, c'è lì, insomma, la sera la finisce e Totò ci accompagna all'uscita e Pierpaolo siamo andati. Dopo un anno io ho incontrato la famiglia, mi ha detto di cimento, ci ricordi quella sera che stai venuto a casa nostra, dico Franca, eccetera, e io ho così, certo, ci metto, non sai che cosa ha fatto Antonio. Io che ha fatto? Cioè, quando mi ha accompagnato alla porta, come ha chiuso la porta, si è messo a correre come un pazzo, è andato nello sgabuzzino, ha preso la bomboletta del DDD e l'ha spostata dove stava.
Diciamo così, no? Perché c'è una conquista. Perfetto. Bene, questa cosa è una cosa meravigliosa. E poi la Franca Pantini, l'amico di un libro che è scritto sulla vita di Totò, cioè, perché mi ha raccontato che mai non. Ecco, questo è stato l'incontro con Totò. Con Pierpaolo, veramente Totò aveva un rapporto molto. Era indebolito da questa persona, che comunque Pierpaolo aveva un gran rispetto per le persone, proprio umanamente con tutti, non solo con Totò, e Totò altrettanto, perché Totò si trovò a lavorare con un regista come Pasolini, che Totò prima insomma non è che aveva fatto, diciamo, il cinema intellettuale, questo che dico, perché allora Totò sì, molti dei era considerato allora un trattore, un giornalista, non era Monti, era Scarpa, era insomma l'attore considerato non a livello, insomma, era considerato un attore di serie B. Allora, siccome lui dice, perché l'ho sentito sull'intervista, che voleva fare poi a un certo punto dei film, diciamo, con un certo peso di importanza, e quando gli offrì Pasolini di fare questa cosa qui, l'ha accettato con piacere. Allora era così, i primi giorni di lavoro era eccezionale, perché per Paolo che dava a Totò, gli rivolgeva la parola, dando di senta principe. Pierpaolo, senta principe, Totò invece, mi dica maestro. Era tutta una cosa così, senta principe, mi dica maestro, sì maestro, va bene, tutta una cosa così. Cioè, ma per tutto il film, ma non solo succede, anche dopo quello che abbiamo fatto, anche dopo, quello che cosa sono i numeri, che l'abbiamo iniziato da lui. Guarda, non sono mai riusciti a sbloccare questa cosa, questo. Non si sono mai dati per tutto. Mai. No, ma è eccezionale, secondo me. Ma io non lo so se per Paolo era lui che mi diceva le persone, o non lo so. Perché anche col famoso operatore che lui lavorava con Antonino Tricoli, che hanno fatto tanti film insieme, con Antonino Tricoli anche con lui non è mai riuscito a dare il tu. E questo qua non si capisce se perché forse questo modo di rispetto per Paolo degli altri era questa forma qui che lui butta a fare così. Va bene, poi che tu hai risposto? Sì. Grazie. 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 Ma senti, volevi parlare al punto, voglio dire rispetto a questa cosa che proprio Pasolini e Paolo dice a un certo punto, non so quale scritto, dice non ha mai usato nessuna violenza né fisica né morale su nessuno, sempre perché mi sono affidata alla mia natura, ovvero alla mia cultura, che è una persona. Allora viene così. Eh sì, certo. No, lo so, assolutamente. Detta con la conferma, allora dire, anche perché io vedo gli occhi e vedo il Paolo, non lo so, anche se. No, volevo dire, non so se sei d'accordo con il mio, c'è anche la moglie di Elio Pagliarano, qua c'è un film luce di questo, perché io conosco la moglie di Elio Pagliarano, che non sapevo che era la moglie di Elio Pagliarano, allora direttrice della biblioteca Parmigiana, dove io vado per una presentazione di un'antologia dove ho messo in inciso per Paolo Pasolini. E questo qua mi ricordava di recente, leggo il pianto, cioè non leggo le mie cose, leggo il pianto della strada di Pierpaolo Pasolini. E da qui poi ho scoperto che c'entra la moglie di Pagliarano, sono stati amici adesso, eccetera, ci leggerate le cose, e c'entra mi ha richiamato perché è convinta da questo fatto, che io non avevo letto le mie cose, ma ho letto Pierpaolo Pasolini, il pianto della scalatrice. E da qui è nata questa cosa che oggi c'entra, leggerà la memoria della Rosa. In anteprima usciranno un pezzettino che uscirà per la Marsiglia nel 2011, il ricordo di Elio Pagliarani sull'incontro con Pierpaolo Pasolini, e un pezzettino che c'è per voi. Lascio la parola a Cetta, li metto, va bene? Lascio la parola a Cetta. Grazie.
grandi cambio la persona, è anche vero che i grandi si incontrano con persone che hanno anche tanta gioia di vivere, altrimenti non sarebbe, cioè non è mai che sono quella cosa, penso. E, sì, e, ho conosciuto Dale perché in occasione della presentazione di una collezione di poesia lei ha scelto di leggere non le sue cose, ma ha declamato, recitato a memoria Il pianto della scalatrice di Pierpaolo Pasolini. E mi ha catturata, cioè lei lo leggeva in un modo facendo risaltare tutta la bellezza struggente di questa poesia, e io gli ho detto con grande sincerità che se fino a quel momento avevo ammirato Pasolini soprattutto per i film, poi per i romanzi e le poesie pure amandole, diciamo in terza battuta, avendo sentito come lei interpretava, mi hanno proprio colpito fin dentro l'anima perché lei mi aveva aggiunto al mondo tanto, aggiunto un valore tutto un valore. E Bagherani, dunque Bagherani mi ha sempre parlato di questo incontri scontri con Pasolini culminati poi in alcune pubbliche litigate di libri in occasioni di prese, come succede per intellettuali da scrittori, in occasioni di alcune presentazioni di libri, e quindi di questo forse più di una persona avrà memoria nel mondo letterario. Però poi ha sempre detto che lui lo stimava tantissimo perché lui le cose che faceva c'era tutto con grande onestà e grande cuore. Ora, in queste memorie, che si intitolano Promemoria a Via Rosa, Via Rosa è nostra figlia, lui parla di Pasolini più di una volta. Io leggerò dei piccoli pezzetti, Bagherani non è qui oggi perché si è molto anziano, si stanca molto ad uscire, esce pochissimo e solamente a Roma, però penso che il modo migliore è leggere quello che lui direttamente ha scritto nelle sue memorie su Pierpaolo. E quindi vado da Promemoria a Via Rosa, che uscirà per la Mazzio. Conobbi di persona per la prima volta Pierpaolo Pasolini nella tarda primavera o ai primi dell'estate 1957 a Bologna, in una casa estiva di Roberto Roversi. Ci fu il mio incontro con i tre di Officina, Officina storica, rivista di letteratura importantissima per la letteratura italiana e per lo sperimentalismo nella letteratura italiana. Un incontro di sogni noi quattro dovuto, secondo me, al desiderio da parte loro di tirare un bilancio del primo anno di Officina, assieme a un invitato più giovane, che era lui, il cui primo libretto di versi aveva suscitato notevole interesse e curiosità. Io fui ben felice dell'invito, successivo alla recensione delle mie prime cronache, anche un po' strana, ma per me esaltante, che Pasolini aveva scritto su Officina, perché Pasolini si accorse subito della poesia di Ero. E quindi lui ha sempre, diciamo, portato gratitudine per questa estrema attenzione che aveva per la poesia in genere e poi per quella di Pagliarano. Avevo lanciato qualche clip e mi aveva risposto Pasolini, cioè appunto Stranico, di persona lo vidi e conobbi appunto in quel 57, ma di nome lo conoscevo almeno dal 42, cioè da quando avevo 15 anni, molto bella questa cosa, e me ne aveva parlato con grande ammirazione Giovanna Benfrad, che l'aveva conosciuta a Bologna. E quindi questa cosa è molto bella perché praticamente, questo lo dico a voce perché me lo raccontava Pagliarani, una volta la grande amicizia con la Benforad, tra Pagliarani e la Benforad, ci fu al mare nelle lunghe notti, estati, mesi, settesi, e è un'amicizia costituita da, soprattutto da declamazione di versi, ed evidentemente in mezzo a questi versi c'erano anche quelli di Pierpaolo, e quindi questa, attraverso una poeta c'è il primo contatto con la poesia di Pasolini. Inoltre, la cittadella di Bergamo, storica rivista, che mi pubblicò le mie prime poesie nel 48, grazie a Renato Stumi, annunciava la prossima uscita sulle proprie pagine di un intervento
prossimo arrivo era costantemente ripetuto, o così pareva a me per ogni numero della cittadella, quindi carina questa evocazione. Si parlò ovviamente dei pezzi di Officina, che avevano avuto più risonanza per consensi e per polemiche. Io ovviamente ero molto più entusiasta di loro, dell'impostazione data alla rivista e del lavoro fatto con coerenza, loro giustamente più ansiosi di ricerca e di futuro. Io allora eccitato e soddisfatto del presente, di quel presente che appunto mi aveva dato l'intervento di Pasolini sulla mia poesia, e che quel giorno mi faceva piacere conoscere di persona tutti e tre i redattori della rivista. Poi, come ho già detto, e qui si vede c'è un altro pezzo che io non sono stata brava a catturare, credo proprio di dover all'intervento di Pasolini su Officina la mia presenza nell'antologia la giovane poesia di Enrico Falqui. Dunque, poi io salterei qualcosa e andrei in questa cosa qui che ritengo fondamentale. Allora, dice che praticamente in vari incontri qualche volta questo riferirsi immediatamente a se stesso, allora mi irritò, la mia risposta fu perché, che scrivi così, non c'è nessuno che ascolta, ma non dissi così, devo aver detto a qualcuno che dissi così, sono sicuro, soltanto che lo pensate dentro di me. Ma avevo tolto io, forse ero invidioso, certamente non avevo realizzato che lui in ogni sua impresa ce la metteva sempre tutta, costi quel che costi, perciò tutto gli costava molto. Pensatino Sant'Ilario Pagliarani, che era un'intervista che si trova sulla rete a scrittori per un anno, che parla di questo dover cambiare opinione sulle persone. Una cosa che mi indigna e mi eccita è dover pensare a quante volte ho dovuto cambiare opinione sul pensiero dei destini generali degli uomini. Per esempio, che ho conosciuto, che ho avuto dei rapporti belli e per me importanti con Pasolini, dedicai proprio negli ultimi anni, proprio perché supportavo questa sua idea, per esempio, che i contadini vivessero più felici negli anni 30, anche se sapevo benissimo come vivevano i contadini negli anni 30, e del resto lo sapevano anche lui. E in generale mi pareva inaccettabile il fatto che lui facesse questa lode del passato. Invece mi sono convinto che aveva assolutamente ragione, perché è stato proprio come un Savonarola del nostro tempo, Pasolini. Questo è molto bello perché Pagliarani fa tutto un lavoro sugli epigrammi di Savonarola, no? Il Savonarola, perché effettivamente poi penso che niente ce lo prendo. Ma i contrasti, comunque i contrasti che Paolo c'era con lui, ma non solo, e Paolo era con lui, ma no, non è contrasti, con Moravia, con Moravia, per esempio. Lui era molto attaccato a Moravia, cioè erano proprio amici, e loro si amavano e si odiavano, ma perché continuamente c'erano dei battibecchi, perché comunque Moravia, con il suo modo di scrivere, insomma un po' un romanziere, così, per Paolo invece era un po' diverso, insomma, no. Ma su tante cose si attaccavano, io mi ricordo perfettamente, ma voglio dire normale quello che stava dicendo prima lei, che insomma, con si batte bene anche questa cosa che ha scritto, cioè, ma io non so se cose lezioni che si facevano, perché comunque per farlo legato comunque per me dal mondo contadino era molto legato, perché comunque è vero, sì, per mondo per Paolo, per mondo solo contadino, si era comunque più felice e più sereno, comunque, anche se poi c'è stava sotto la fame, il lavoro, la fatica, però c'è stata una semplicità in loro, c'è stata la famiglia, c'era il rapporto, umano, che adesso devo dire che insomma questa cosa qui non esiste più. Cioè non ci si vuole più bene, non ci si guarda negli occhi, non c'è più, io voglio adesso fare una filosofia della vita, perché non c'è più quello che comunque per Paolo ha scritto, diciamo, tutta un'altra cosa.
E poi quello che è forte è quello che succede oggi, che Paolo ha detto, sta detto. Io mi trovo qua a vivere questa vita qui, che già lo so, già lo so. E non finisce qua. Io so, non finisce qua. Bene che noi comunque uno ci abbia, sai, si vive anche di sogni, anche di speranze, di cercare di arrivare, di ricostruire, di arrivare. Ma io voglio essere, diciamo, voglio credere a questo qua, voglio credere, perché non credere? Non voglio farmi spacciato, però purtroppo non è così, la tendenza non è quella. Non è questa, assolutamente no, andiamo sempre peggio, questa è la cosa. Però guarda che io non devo stare a giudicare. Comunque, per Paolo non litigare, il battimento ce l'avevo anche con siciliano, anche con Lorenzo Morante, perché devo dire, a Pierpaolo gli davano tanti scrittori, gli davano i manoscritti per correggerli, anche Morabito, anche siciliano, e Samorante anche lei, e Pierpaolo diceva la sua, e poi ci nasceva, ma no, perché, guarda, scusa, io la vedo così, e tu fai quello che vuoi. E questa è una cosa normale, voglio dire, però Pierpaolo aveva la sua idea, diciamo, vecchio stampo, lui andava avanti con le parole, con i barocchi, andava avanti senza che nessuno ci aveva la forza di fermarlo, perché Pierpaolo non ascoltava nessuno, era un andava fino in fondo, sì, ma anche con me, diciamo, con il battimento, io, perché cadeva. Poi immaginate quando Pierpaolo scrisse quelle cose di Montanini, no? Con la posizione, così, ricordate? Sì, che a un certo punto dico, siccome Pierpaolo ogni mattina, quando andava a casa sua, mi raccontava quello che aveva scritto, e non mi disse, quella mattina sarei ricordata, e sarei ragazzi, un po' su lì, però, Da dove vengono queste condizioni? Allora lì mi spiegò, ho detto, ma forse c'è ragione di se mi racconti così, mi ha capito che è una ragione. Vediamo un po', c'è stata una cosa, senti, anche tu, c'è una cosa che profuma di rosa. La rosa non è, indovina cos'è? Come niente? No, pensaci bene. Ma pensaci bene, c'è una cosa che profuma di rosa, la rosa non è, e indovina cos'è? No, e gli esegni che profumano. Dillo tu che cos'è? Ti arrendi? Lo dico? È la saponetta, no? È la saponetta! Scusa! Scusa, la rosa è un profumo! La rosa è un profumo! Io ho detto, c'è una cosa! Ma io ho detto, c'è una cosa! Io ho detto la rosa! Una cosa! Che profuma di rosa! Però la cosa non è, domina cos'è? Ascolta. La saponetta! È sempre bella! Hai visto, dai? Ecco, dopo se mi viene in mente, non è una cosa. Hai capito? Questo è.
Ma c'è qualcuno che... Se qualcuno vuole fare delle domande a Minetto, però il problema... Le domande ce ne sarebbero. Ce ne sarebbero. Però insomma io... Ha detto fino a domani sera... Mi piacerebbe comunque qualche qualcosa, insomma tanto. Avere la possibilità di farne magari ancora alcune. Non ho capito. No, avere qualche possibilità di fare anche qualche più di una domanda. Ah sì, e beh, fanne una. Intanto si comincia con una. No, a me io ho conosciuto l'opera di Pasolini quando ero un ragazzotto, insomma, avevo 17-18 anni, La vita violenta, il primo romanzo l'ho letto così. E poi niente, ho letto un po' le poesie che poi, però allora le capivo un po' meno, di la verità, insomma, specialmente le ceneri di Gramsci, no? Cioè sentivo una cosa un po'. Anche la religione del mio tempo, ho 18 anni, scusa. Beh, se tu provi a leggere adesso, penso quelli che mi hanno detto. No, ma infatti, poi col tempo, poi col tempo l'ho riprese. È andata meglio. Sì, è andata meglio. La religione del mio tempo, c'è dei grandi, ci sono delle cose tipo questa. Sono cose che non ho voluto leggere, le cose, insomma, no? Chi ha fatto comunque di Camus, ha lasciato veramente una grande cosa, ha lasciato una grande cosa, vedi che è meglio questa cosa? Sì. È meglio, perché è bruciata, è orribile. Ecco, ma quello che mi è rimasto negli anni, no, diciamo, che anche vedendo appunto, leggendo poesie, romanzi, vedendo le interviste, insomma, si è detto parlare la gente che l'ha conosciuto, sì. Ok, mi è rimasto proprio questa cosa, questa specie di immagine, non so se è brutta come immagine, questa specie di immagine di martire laico, no, diciamo, che lui anche quando era in vita, proprio, io non so se dati del tuo o del lei, è che sono professore del voi. No, è rimasta questa conga quando lui era in vita, non è? Diciamo sia una cosa che si è portata, diciamo così, anche quando lui è scomparso, no? No, il tormento, diciamo, anche questo a me sempre dato questo senso del tormento, del conflitto proprio feroce, insomma, cioè. Ma Pierpaolo è stato sempre attaccato, perché Pierpaolo, io come ho detto prima, c'aveva una forza dentro, c'aveva una capacità della vita e c'aveva una proiezione dentro della vita che purtroppo non tutti capivano. Pierpaolo era un pazzo. Sì. Pierpaolo era un pazzo che diceva questo sta lì. Ma che dice questo uomo? E per la gente era. Allora tutte le persone trovavano il modo per contraddirlo. E fatto sta che lui ogni lavoro che faceva, ogni film che faceva, era sempre denunciato. Sì, ma lui c'ha avuto una luce, ma non credeva. È incredibile. Ma tu pensi che hanno denunciato Pierpaolo adesso di ora? Pierpaolo che è una sera. Deve fare un motore che. Certo, perché parli? Una sera. A me quando mi ricapita un'altra occasione. Ma lo senti, lo vedo una sera. Che lui si fermò su una autostrada. Su una strada anzi cominciare. Si è fermato un benzina. Per mettere benzina. Dice che Pierpaolo è sceso. Si è messo un cappello nero. Tirò fuori una pistola, ci ha messo un proiettile d'oro e l'ha minacciato di quattro alla fine. Ma sì. Ora non è lui, hanno fatto una carota. L'hanno fatto il rendiconto. Ma tutti i rendiconti. Ma la descrizione ha tirato fuori il cappello lì. Ha tirato fuori la pistola. Ha messo un proiettile d'oro. Cioè il benzina ha detto ci ha messo un proiettile d'oro. Come fa per uno se dona una cosa di verità, capito? Eravamo denunciati. Allora voglio dire, Pierpaolo è purtroppo addormentato, ma anche allora del suo, diciamo, stesso partito. Beh, quello poi. Non è da male. Allora voglio dire no, prima che te lo dico. Cioè, quando uscite a De Camerone, uscite un film così, sì.
vanno ci vengono la notte, e la, ogni volta, ma su tutto, la rivolta. Ma è stato proprio così, perché ma anche il Vangelo secondo San Martello, che poi il Vangelo, ma sono stati preti a bloccare questo primo paese, perché hanno visto questo Cristo violento, questo Cristo uomo, troppo male, troppo male. E beh, ma i preti non capivano l'umanità, però. I preti non capivano l'umanità di questo Cristo, e Cristo era un uomo. Come a me, come a te, capito? E poi dico, a un certo punto c'è anche le reazioni di un uomo, no? Siamo anche incavolati con un'altra cosa, ci stanno i bambini. Allora, no, dimenticate, volevo chiedere, che Laura Becchi, poco prima che andò via, disse che, poi tu non so se mi fa confermare questa cosa, che l'ultimo film di Paolo, che è il giornale di Salò, non volle, già non ha voluto né te né lei né sull'essi suoi, sul manifesto che lei adesso questa, questa intervista, non volle te lei nel cast perché era molto occupato, come era, cioè nel senso no, che no, se dico poi avvertiva qualcosa. Per di quella realtà questa cosa qua, c'è cioè, Laura Becchi, non so come è scritto, lei ti ha scritto, non lo so, ma che è Laura per Laura, che poteva fare, le 120 milioni sono Laura, comunque, Laura è una donna forte, amata, scatenata, e io ho molto bene, quindi io non bene anche con i padri, ma voglio dire, e pensa che io più compagno, adesso c'è il più compagno dentro una vasca, mo sono fatta a casa per Laura Becchi, che era più cosa per fare il grosso, oltre all'epoca per i bagnaroli, come il primo bagno che ho fatto dentro la vasca, non vedo la vasca. Poi Laura Becchi mi ci ha messo il padre in casa, con tutta schiuma, io non vedo la schiuma che c'è, e pensate che era un sapore, non era un olio, che la schiuma si faceva. Non vedo la schiuma, non vedo la schiuma, cioè il compagno che ha detto quanto io, e io quando vengo con una squadra e l'affetto che c'era lo studente, che proprio perché Paolo andava spesso a mangiare la sua. Ma il fatto di Salotto, cioè di Laura non lo so, però che Paolo a me mi disse che comunque dico io non potevo far parte di quel film, perché caratterialmente non sono fatto io, ma che ho uscito subito. Insomma, avrebbe uscito, avrebbe cioè, un minetto come persona, io sul film come era, mi abbassavano tutto. Ma questa è stata la spiegazione perché non ho fatto le 120 giorni di soldi, perché non facevo parte di quella violenza, di quelle, non era il mio mondo, non era il mondo di niente. Posso leggere una cosa a proposito di me? Sì, Minetto. La presenza di Minetto nella vita di Pasolini è anche una presenza nella sua opera. Tornato nel 1948, Rosaria Ricotta, Giovanni Napoli. E, allora, qua appunto dice la tua comparsa nel Cancello. Qua dice un po' la figura di Minetto proprio nel cinema di Pasolini. E, nel Vangelo la funzione letteraria di Minetto si delinea nel 1965. In alcuni versi inseriti alla fine di dagli occhi azzurri, con gli occhi dolci e ridarelli, vestito come i Beatles, Minetto un messaggero. Al contrario del suo arcanico decadente, il tazzo della porta a Venezia che annuncia la morte e la fine di una civiltà, Minetto un messaggero scansionato e innocente. Il film di Pasolini può essere anche questo, scansionato e innocente. E questo ruolo gli rimarrà lungo. Quindi il punto reale del 1968, perché penso che persona Agostino che porta il telegramma con cui lo straniero annuncia i suoi sconvolgenti, nella versione romanzesca dell'opera il nome di Angiolino, i suoi occhi ridenti a mezzo e vero, quasi così, comunicano pure semplice amabilità e si muove accompagnando al motivo leggero del caro magico di Mozart, motivo che ritorna in Uccellacci e Cecchini, dove vedremo, no? Uno spezzone. Dove Minetto va nel twist con un gruppo di ragazzi di periferia e con al padre Totò domande illogiche e perplesse su un viaggio senza fine. Totò e Minetto sono ancora padre e figlio in La terra vista dalla luna nel 1966, questa volta alla ricerca di una moglie della madre ideale.
sempre con Totò, mi entra in persona il volante modello del 67, in cosa sono le nuvole. È gettato sopra un mucchio di spazzatura, contempla, citato in Baudelaire, la bellezza delle nuvole, mentre Domenico Modugno canta una canzone che fa il pezzo al successo di Volare. Doveva essere la dimostrazione autoironica della teoria del cinema come codice della realtà, e non per niente Ninetto entrava con forza anche nei saggi sulla lingua e sul cinema di imperismo eretico. Questo è proprio Ninetto, cioè, da una parte di Pasolini. La scena di Ninetto, che Calabrese vede per la prima volta la neve e si esprime con salti e gridi di gioia, porta ad alcune considerazioni su una continuità vocale che congiunge il ragazzo e i suoi antenati greci e prima ancora africani. È nel cinema che comunque persiste la sua funzione di felice mediatore, appunto, il messaggero felice, no? In Ercole Ninetto prende il ruolo che in Sofocle aveva Antigone e accompagna Edipo nel suo viaggio dopo l'accecamento. Secondo alcuni, la visione filmata di Porci nel 1968 in persona il contadino Maracchione compare danzando al suono di un flauto, sarà testimone incontaminato delle vicende parallele di quei giovani sacrificati. Nella breve sequenza del fiore di carta cammina sorridente in mezzo ai drammi del mondo contemporaneo e viene punito con la morte da una divinità malvagia che non accetta l'innocenza e l'inconsapevolezza. Le cose cambiano nella trilogia. Nel Decameron veste i panni di Eugenio Andreuccio, nei racconti di Cantello di quelli di Becchi, in Pestaiolo, e finisce alla Cogna nei fiori delle mille una notte, e a Ziz, e subisce un'attica crudele castrazione. E qui continua, praticamente questo è un dizionario, un piccolo dizionario su Pietro Pasolini, e tra le voci c'è proprio la voce di Ninetto, cioè il ruolo che... E poi si continua su... E c'è anche Officina, il rapporto con... C'è tutta questa parte su... Un dizionario su Pasolini. È un piccolo dizionario che raccoglie... Sono tantissimo, sono 20 anni. Perché lui, avendo vissuto in questa famiglia, diciamo, con suo padre Colmero, madre Susanna, Romina, maestrina, così, suo padre Bulgario, diciamo, con idee fasciste, e a un certo punto era col padre autoritario, padre Catone, che sono una via, vissuto in una infanzia un po', diciamo, non bella. Per questo padre che lui si accettava, diciamo, la nostra assoluta di Pierpaolo, assolutamente, e per prova vissuto, cioè veramente questo padre è una sofferenza veramente atroce. È rimasto, è stato sempre un ragazzo un po', dice Paolo da giovane, un po' ragazzo che un po' castrata la vita, no? Da gioventù, e c'aveva questa timidezza, insomma, ma che devo dire che forse in me ha trovato se stesso, ha trovato quello, la finalità della vita, e con Pierpaolo, noi, cioè Pierpaolo preferito perché stavo più insieme a lui, che magari che ne so, ha giocato a lui, che magari riusciva a lui una conferenza. Sì. È vero, sì. Sì, sì. Mi piaceva l'aria, la vita, mi piaceva la vita,
quello che poi tanti invece hanno criticato, che questa è stata la sua costruzione della morte, che sarebbe... Infatti posso dire una cosa, l'Eclisia Casanza si vede proprio di Santa Forte, si sta vedendo il letto. Ma certo, ma qui la bambina deve venire in diretta, però lo vede prima. Ma lì c'è la scritta, anche le poesie che fa Casanza già parla di tanti anni fa, ma io parlo ultimamente, capivo che a Paolo c'aveva una vitalità, una avidità della vita, ma così sviscerata. Che io lo assumo, mi appioppano quelle cose che per Paolo si è costruito, ma se l'avesse preso, ma mi lascio parlare, io infatti dico, guarda, io rinuncio, ho detto a Maria, io rinuncio, ho rinunciato da anni a non partecipare più a quelle sue giornate, non mi porta estesi di corti, o di rifiuto, perché poi non, con la gente non riesco a parlare, non riesco a parlare, non ci riesco. E ci sono certe cose poi nel cacchio, non vorrei dire, lascio perdere, rifiuto, no, mi dispiace, non posso, cazzo. Va bene. Questa l'ho mandato a massa che risposta non mi però se è così io non la faccio. C'è una domanda lunga. No, non c'è stata testa. No, ecco, siccome volevamo sapere un attimino il rapporto nella conoscenza magari di Pasolini con Subiaco, la leggenda dice... La leggenda che adesso... No, c'è la leggenda che dice anche di essersi ispirato, non so se... Se è vero, c'è sul Vangelo secondo te, sulla crocifissione, una immagine che abbiamo al monastero di San Benedetto, volevo sapere se c'era una conferma o meno. Te posso dire, io non te posso rispondere a questo qua, io so che comunque riguardo un altro lo sapevo, non lo sapevo neanche che lui nel cartone avesse fatto un verso di acqua, io non lo sapevo. No, e per ora non te so rispondere, non lo so. No, ok. Se si è creato un amore, infatti mi chiedeva in macchina mentre arrivavamo, dice ma il cancello mio è diverso rispetto a questa leggera, no, perché c'è il mio voce della mente, io riconosco sempre se quelle scelte. Un cancello da me, un cancello da parte, non questa davanti, ma quella dietro che poi assumiamo anche delle modifiche. Perché me lo ricordo così vagamente su Alcantoni, che questo è il cancello, era proprio. E Maria Maravilla, Maria. Sì, sì. Sì, ma io mi sono trovato la macchina e mi sono trovato qui dentro, poi c'è la tua che Pasolini è stato proprio l'unico che ha fatto così civile in Italia, perché dopo non l'ha fatto anche nessuno. E a proposito di quello che diceva Nicco, a me almeno da questa sensazione, poi leggendo, sentire anche voi dell'amore che per Paolo Pasolini aveva tutta la vita, e secondo me in questi versi non è di maggio, questa pura aria, che è buio il giardino straniero, ma ancora più buio, o la baia, con cieli schiarite. Questo cielo di bave sopra gli antici giardini che insieme immensi fanno quella le punte del Tevere ai turchini monti del Lazio. Spande una mortale pace disamorata come i nostri destini tra le vecchie murali, l'autunnale maggio, in esso c'è il prigione del mondo, la fine del decennio in cui ci appare tra le macerie finite il profondo e già uno sforzo di rifare la vita, il silenzio fradicio e infecondo, tu giovane. In quel maggio in cui l'errore era ancora vita, in quel maggio italiano che alla vita giungeva il benattore, quanto meno sventato e puramente sano dei nostri padri, non padre ma umile fratello, già con la sua magra mano delineava l'ideale che illumina, ma non per noi, tu morto, noi morti ugualmente con te nell'umile giardino, questo silenzio, non puoi, lo vedi? Che riposare in questo sito strano, ancora confinato, noia patrizia dell'intorno, e sbiadito, solo che giunge qualche colpo di incudine dalle officine di pescaccio, subito nel vespro, tra misere vittorie, nude, mucchi di latta, feri vecchi, dove cantando il vizioso garzone, già più della sua giornata, mentre intorno si piove. Bene.
Sì, perché è così. Proprio da 52 anni poi stava proprio una persona per fare per spaccare il mondo per papà, però spaccato per il mondo, ma era vago, ma tutto il tema di muso, tutto un tagliato, un vinto, loro. Andavo lì. Sì, andavo lì, trovavo che quello lì proprio era come un mobile, un mortiere, proprio. Perché io credo sono partito di partiti, sono partiti normalissimi, no? Le convenzioni, le idee, poi non c'era questa forza che poi alla fine non metteva a terra, non metteva a terra, perché io c'avevo questa forte filosofia della vita, no? Questa espressione meravigliosa che è bella, come aveva scritto, che è questa scritta. Allora, signora, allora devo dire una cosa? No, aspetta, sempre strano, dice, ma aspetta, cassate il tiro. No, scusate, mi sembrava di... No, a parte però, una cosa potresti dire. Io volevo... Giusto due parole per salutare tutti e per ringraziare Benedetto Tavoli e la signora Pagliarani per essere qui. Oggi sicuramente è un giorno, veniamo da delle giornate topiche per un dramma che sta affliggendo un po' la città tutta, e credo che poi oggi ci aspettavamo una sala piena, ma questo non è stato anche per questi motivi. Comunque io veramente devo ringraziare Benedetto Tavoli per l'entusiasmo poi nella parola che ci ha trasmesso, e credo veramente che ci ha fatto passare un momento veramente interessante, anche la signora Pagliarani. Ringrazio ovviamente Michele che sta diventando famoso per i suoi tragitti continui, no? Però è anche questo sintomo della grande passione che poi ci vuole quando si mettono in pratica queste iniziative e si portano questi grandi eventi. E poi ringrazio